Allora, sì, dunque lì nelle bancarelle trovate un mio libro su religioni e spiritualità. A un certo punto, infatti, dopo essermi occupato per anni di delitti, qualcuno mi dice: hai cambiato argomento? No, non ho cambiato argomento perché mi sono occupato per anni di società segrete, esoterismo, e mi sono accorto che il grande problema dell'umanità è spirituale. Parlando dell'informazione, perché oggi siamo qui per questo, mi sono accorto che di una cosa che la maggior parte non rileva. Io, da appassionato di telefilm e anche di film, che sono stato per anni, non me ne ero mai accorto, o meglio, l'avevo notato come fenomeno, ma pensavo che fosse fisiologico, che non ci fosse un qualcosa dietro. Cioè, non so se avete notato che in una serie TV, nei vari programmi, eccetera, si parla di un po' di tutto, ma non si tocca mai il tema della politica. Questo parlo in film e telefilm. Non si parla mai, soprattutto e ancora di più, di grandi temi come il senso della vita, l'anima, la morte, la reincarnazione. Non si parla di argomenti come il male. Perché esiste il male nel mondo? Perché ci sono le guerre? Cos'è che è legittima dal punto di vista spirituale la sofferenza che c'è nel mondo? Che senso ha? La morte è l'unico fenomeno a cui non sfuggirà nessuno di noi, perché tutti noi non sappiamo se il nostro rapporto col partner durerà, non sappiamo se il nostro lavoro lo manterremo a lungo, non sappiamo quanto guadagneremo, non sappiamo neanche quanto vivremo. L'unica cosa certa che ci abbiamo tutti è la morte. Siamo certi tutti di morire, eppure è l'unico argomento che non si tratta mai. Il senso della morte e il senso della vita, come va affrontata la morte. E poi l'altro grande assente dalle TV sono tutti i temi spirituali: Dio, l'esistenza o no di Dio. E poi, visto che i problemi come il senso della vita, della morte, l'anima, la reincarnazione dovrebbero essere fondamentali, e il senso della vita è una cosa che si dovrebbero domandare tutti, ed è un problema che, volenti o nolenti, che noi lo affrontiamo consapevolmente o no, abbiamo tutti, perché le nostre vite hanno tutti un senso, e allora perché non occuparsi del senso della vita in TV? E perché non occuparsi in generale di spiritualità e religioni? Esistono diversi film con Al Capone protagonista, diversi film con i Borgia protagonisti, diversi film con 007 protagonista. Non c'è un film sulla vita di Buddha, non c'è un film sulla vita di Maometto, anzi ce n'è uno che ha prodotto qualche anno fa, Gheddafi, che però chiaramente le TV europee non hanno mandato. Non c'è un film sulla vita di Krishna, non c'è un film sulla vita di grandi personaggi spirituali: Yogananda, Steiner, Ivanov, Osho. E allora la domanda è: perché questo? Lo stesso Cristo è stato rappresentato in vari film, da quello di Zeffirelli a molti altri. Tuttavia c'è sempre la parte aneddotica della sua storia, non c'è mai il suo insegnamento. Perché Cristo affascinava le folle e conquistava migliaia di persone? Perché il messaggio di Cristo si è diffuso così rapidamente in Palestina, in quell'anno, fino ad arrivare in pochissimi secoli a tutta l'Europa praticamente? Il motivo, in realtà, a un certo punto ho notato che era abbastanza semplice. Se uscisse un film sulla vita di Buddha, sulla Rai o su una delle TV cosiddette generaliste, l'indomani centinaia, migliaia di persone si precipiterebbero a cercare corsi di meditazione e ad approfondire questi argomenti che spiegano, danno un senso, diciamo, all'esistenza delle persone, danno delle soluzioni per essere più felici. Altro grande assente dai media è come si può fare per essere più felici.
posto che, a quanto ci dicono, ed è vero, la depressione è un male che addirittura in certe nazioni colpisce oltre il 50% delle persone, come si può superare questo? Dovrebbe essere uno degli argomenti più importanti, no Maria De Filippi che fa litigare quattro sfigati in TV.